Partiamo con l'unboxing. Allora, nella confezione c'è il treppiedi, il cavetto per poter ricaricare l'anello magnetico per il cellulare, c'è anche l'altra parte magnetica, il DJI Osmo Mobile 4. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Eccolo qui, questa è la novità che da un po' di tempo stavamo testando, da circa un mese e mezzo. Finalmente ve lo presentiamo sul canale, abbiamo avuto modo di testare le sue qualità e sinceramente ci sono piaciute molto. Acquistato ad un prezzo di circa 149 euro su Amazon, arrivato il giorno dopo, perché con Amazon non possiamo assolutamente dire nulla per quanto concerne le consegne, quindi andiamo a vedere un po' più nello specifico che cosa può fare questo prodotto. Parliamo ora di come poter collegare il vostro cellulare direttamente al DJI Osmo 4 Mobile. Avete questa clip, una dei due modi per poterla collegare. La dovete mettere sul cellulare e centrare il più possibile. Una volta fatto questo, se notate, qui c'è un puntino con un incavo, con una scanalatura, e la deve combaciare con questo puntino e questo incavo. Ecco fatto. Una volta fatto questo, aprite il DJI Osmo Mobile, il braccetto, e potete effettuare la registrazione dopo averlo acceso naturalmente. Altro metodo per poter collegare il vostro cellulare direttamente al prodotto è utilizzare questa clip. Questa clip non è nient'altro che la versione di questa, ma col biadesivo, che andrebbe collegata, attaccata col biadesivo direttamente al cellulare, ma io sinceramente preferisco utilizzare questa clip che mi dà più sicurezza, perché se si dovesse staccare il biadesivo dal cellulare, vi cade il cellulare. Per poter accendere il vostro DJI Osmo vi basterà tenere premuto il tasto M, emetterà un suono e si accende il DJI Osmo Mobile. Tasto fisico, sempre quello della M. Questo invece è il joystick che permette di poter muovere il vostro cellulare. Questi sono i tasti fisici che avete presenti sul vostro DJI Osmo. Miki, scusa se ti interrompo, ma ti sei dimenticato una cosa importante. Ok, accendiamo il nostro Osmo, iniziamo a fare tutte le prove che volete, ma prima di tutto scaricate la app DJI Mimo, scritto DJI Mimo. App completa e veramente fatta bene. Entrando nell'applicazione DJI Mimo, avete in alto a sinistra la possibilità di connettervi al vostro dispositivo, quindi di visualizzare ciò che vede il cellulare in questo modo. Avete l'editor che vi consente di fare dei filmati, poi dopo poter pubblicare sui vostri social oppure all'interno dei forum che ci sono sulla DJI. Avete l'assistenza. L'assistenza è molto importante per DJI, tant'è che vi dà la possibilità o di avviare una live chat oppure di connettervi direttamente da Facebook oppure di inviare una mail. Avete poi il DJI Forum che vi consente, a seconda dell'argomento che scegliete, di poter interagire. Nella parte centrale in basso invece abbiamo l'editor, che è quello che vi dicevo prima, potete caricare dei filmati che avete fatto ed editarli direttamente. Dopodiché abbiamo le informazioni sul profilo, qualche foto o video che avete caricato nel cloud, diciamo, di DJI, e le impostazioni. Cosa importante delle impostazioni, avete la possibilità alla voce svuota cache di eliminare tutta la pesantezza dei filmati che avete fatto, che vengono salvati all'interno di questo cloud, di questa applicazione. Facciamo cancella tutto, ma attenzione, non avete cancellato però dalla vostra galleria i filmati o le foto che avete fatto, perché come dicevo prima, sì, cancellate da qui, ma non cancellate dalla vostra galleria, i filmati verranno salvati lì. Qualità costruttiva molto elevata, si sente che il prodotto è stato costruito con una plastica eccezionale. Quello che hanno ampliato come potenzialità su questo prodotto sono i motori, che sono molto più performanti del suo precedente, del 3. Altra cosa che può fare questo prodotto è l'Active Track, che rispetto al 3 ha un Active Track 3.0, molto più performante, molto più preciso, e questo fa sì che ogni qualvolta selezionerete un soggetto avete la certezza che questo non verrà lasciato durante le riprese. Andiamo ora a vedere come funziona l'Active Track.
selezionate il soggetto. Ecco, lui ha già rilevato il soggetto. Facciamo partire la registrazione. Il soggetto si muove e il gimbal segue il soggetto. Anche se io dovessi abbassare la ripresa, come potete vedere, rimane sempre inquadrato. Questa funzione è molto utile anche quando si fanno gli hyperlapse, per poter avere un soggetto fisso e continuare, e alla stabilizzazione ci penserà il vostro Osmo. La funzione che vi ho appena fatto vedere del track può essere attivata non solo disegnando sullo schermo, ma anche facendo un tap solo con il track. Ad esempio, ormai si è stata catturata. Facendo un tap col grilletto parte il track. Cliccando nuovamente una volta, il track viene eliminato. Altra caratteristica di questo prodotto: per poterlo caricare c'è un USB e un USB-C. Altra peculiarità molto importante che ci ha salvato parecchio è che la batteria all'interno dura molto, ma potete collegare qualsiasi cellulare o qualsiasi cosa da poter caricare, perché questo funzionerà anche come un power bank. Quindi mettete l'USB qui, collegate al cellulare e verrà ricaricato. Quando avete appena finito di girare una scena, magari non è più sulla parte centrale il vostro cellulare, vi basterà semplicemente fare due tap e il cellulare verrà ricentrato. Se io invece clicco tre volte sul grilletto, passerò dalla modalità fotocamera anteriore a quella posteriore, e quindi modalità selfie. Viceversa dall'altra parte. Andiamo a vedere invece i tasti fisici. Abbiamo qui la levetta per poter effettuare lo zoom. Lo zoom dipende anche dal cellulare che avete, e come vi farò vedere basterà utilizzare questo per poter andare a zoomare e tornare indietro nella zoomata. La stessa funzione la potrete fare anche cliccando sul numerello dello zoom e portandolo avanti e indietro. Quando accendete il vostro Osmo, il cellulare sarà in posizione verticale. Potete effettuare tutti i tipi di ripresa che vi ho fatto vedere finora, ma se per caso dovete fare delle riprese e metterle sui social, è consigliabile fare una ripresa video orizzontale. Quindi vi basterà cliccare due volte sul tasto M e il cellulare andrà in posizione orizzontale. Altra funzione del tasto M è, cliccando una volta, passate dalla modalità video a quella foto e viceversa, cliccando sempre una volta il tasto M. Se invece di utilizzare il tasto M volete fare la stessa cosa, passare tra le varie modalità, vi basterà scorrere sulla parte destra per le varie modalità. Ad esempio, nella modalità video, andiamo a vedere qui in basso a sinistra i tre puntini, possiamo cambiare la modalità follow. Possiamo scegliere segui, quella che è impostata ora, il cellulare seguirà ogni nostro movimento. Possiamo scegliere inclinazione bloccata, si muoverà solo in verticale seguendo la nostra inquadratura, ma non in orizzontale perché quella sarà bloccata. Altra modalità, quella FPV, è totalmente bloccato, quindi tutti i movimenti che noi faremo il cellulare li seguirà. Ultima modalità, che è una novità per quanto riguarda il DJI Osmo 4, è lo spin shot. Lo spin shot ci permette di effettuare questo effetto. Vi dà la possibilità di effettuare una registrazione ruotando il cellulare di 180 gradi o qualche grado in più, per poter fare delle riprese video un po' più particolari, diciamo. Naturalmente non può fare un 360 gradi perché c'è il braccetto. Ad esempio, andando nella modalità video, voi potete passare anche in manuale ed impostare voi le ISO e tutti quanti gli altri parametri. Questo potrebbe essere molto utile quando, ad esempio, andate in modalità timelapse e volete fare un timelapse notturno, quindi date voi un'impostazione. Allora, guardiamo adesso invece la parte destra. Partendo da Story, Story vi dà la possibilità di fare dei video, creerà un editing di quei video che avete fatto e li potrete caricare sui vostri social. Andiamo a vedere poi la funzione panorama. Panorama, qui avete panorama 3x3.
Dopodiché avete i 240 gradi, abbiamo poi la modalità Clone Me e adesso vi farò vedere come si fa. Parte, c'è un primo soggetto, dopo 5 secondi scatta la foto, ecco, farà un'elaborazione e questo è il risultato. Fa 3 fotografie, il soggetto si sposta, viene ripetuto in ogni fotografia e viene montata la fotografia in modo tale che non si veda nulla e sembra che ci siano 3 persone, le stesse persone ripetute 3 volte. Uno scatto un po' più creativo. Dopodiché avete la modalità foto naturalmente, la modalità video, quella che vi ho fatto vedere prima, la modalità slow motion, riduce di 8 volte la ripresa, rimanendo sempre però in full HD. Abbiamo poi il DynaZoom, che sarebbe un dolly zoom, e ora vi farò un esempio. Prego la signora di mettersi lì davanti, selezioniamo il primo, ci spostiamo noi, allora diamo fatto, mi chiede di selezionare un soggetto, selezionato, diamo l'ok, parte la registrazione e ci allontaniamo noi dal soggetto. Ci allontaniamo sempre più, quando siamo soddisfatti della distanza schiacciamo il tasto registrazione. Una volta che è finito l'elaborazione andiamo a rivedere com'è venuto e questo è il risultato. Non è eccezionale come qualità, però diciamo che rende abbastanza l'idea. Adesso proviamo l'altro, selezioniamo l'altra modalità. Fatto. Adesso ci dobbiamo spostare noi verso il soggetto. Andiamo a vedere le ultime funzioni, il timelapse. Timelapse potete, cosa molto carina, naturalmente impostare l'intervallo, la durata, ma anche il percorso. L'esempio che vi metterò adesso qui, voi andate a selezionare un fotogramma, vi spostate col joystick, selezionate un altro fotogramma, ancora uno e l'ultimo fotogramma, schiacciate il tasto rosso e partirà il timelapse. Dopodiché abbiamo l'hyperlapse. L'hyperlapse è un filmato velocizzato e qui vi converrà utilizzare l'active track in modo tale da fissare un punto, muovendovi questo si sposterà tenendo sempre come riferimento quel punto. Abbiamo finito di utilizzare il nostro DJI Osmo Mobile, cliccheremo 3 volte la lettera M, si mette in posizione per la chiusura, lo chiudiamo, stacchiamo, usciamo dall'applicazione e adesso le conclusioni. Stiamo parlando di un prodotto DJI, ottima fattura, molto leggero, durata della batteria davvero impressionante. L'abbiamo utilizzato quella domenica che siamo andati a Mombello per 4 ore e mezza continuative quasi. Abbiamo staccato pochissime volte e ci ho caricato anche 2 volte il mio cellulare. Eppure avevo ancora 2 tacchette di batteria. Ha senso acquistare un prodotto del genere? Sì, anche se le stabilizzazioni dei cellulari attualmente sono veramente eccezionali, è sempre meglio avere un prodotto che vi offre una stabilizzazione maggiore e soprattutto l'app DJI MIMO vi offre la possibilità di avere tante feature che vi possono ampliare le scelte di registrazione, quindi avete anche una varietà di riprese da poter fare. Detto questo ragazzi, vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il prodotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!